Ministro, ma ci crede ancora nel lavoro dell'ONU? Ci sarà qualche risultato concreto o bisogna un po' riformarlo questo ONU? L'ONU bisogna riformarlo, forse deve essere più attivo durante l'inizio della guerra in Ucraina, però è uno strumento importante, bisogna credere nel multilateralismo, l'ONU svolge anche azioni preziose, penso per la sicurezza nucleare, penso con le operazioni di pace, noi siamo coinvolti con i nostri militari con UNIFIL proprio in un momento critico tra Libano e Israele, tra Hezbollah e israeliani. Quindi il valore dell'ONU è fuori discussione. Però come dice bene, è una bella casa, mi piace la mia casa, però magari va fatta qualche operazione di manutenzione. Ecco. L'ONU ha bisogno di operazioni di manutenzione che però non siano manutenzioni sballate, perché se una riforma che trasformi l'ONU in un paese, in una realtà dove ci sono squadre di Serie A e squadre di Serie B non va bene.